Si parla di vecchie glorie, però senza delle parole, ho sentito dire Oronzo Pulito. Era Roberto Fiore, la De Martino del Napoli, c'era Ghibe Lauro, quindi... Roberto Fiore, che tra parente è stato il presidente anche del Napoli. Sì. Lei è di vecchie glorie. Giovanni giocavo al Foggia, alla Lazio, all'Alessandria e con l'allenatore era Lorenzo Pugliu. Scusatemi, vecchie glorie, voi siete forse gli unici tra tante interviste, tra tanti intervistati, a poter dire esattamente cosa succede in questa nazionale italiana. Sì, sta succedendo che adesso praticamente loro hanno... Venga tanto avanti, prendo sì, anche lui. Loro hanno... sono coscienti della loro forza, in quanto all'inizio balbettavano un poco, poi adesso è molto difficile battere la squadra italiana perché c'è una difesa eccezionale. E poi è un gioco scoprirlo con... Scusi, a proposito di difesa, c'entra il fatto che sia un blocco juventino? Noi nell'82 in Spagna tenevamo lo stesso blocco juventino, esatto, o mi sbaglio? Esatto, esatto. E allora è determinante questo blocco juventino? Blocco juventino, in quanto c'è un centrocampo che è uno dei migliori del mondo, con Pirlo, De Rossi, gente che ce le invidia tutto il mondo. Senta, Pirlo, il Milan ha fatto una grande stupidata o no? Sì. Spagna 0, Italia campione d'Europa. Grazie. 2-1 per l'Italia. Allora, 2-1 per l'Italia. Perché 2-1 per l'Italia? Perché fa 2-1 per Balotelli. Tutte e due Balotelli? Tutte e due, perché ormai c'è il morale molto alto. Quindi... sta facendo lei? Mi riprenda. Quello che sta facendo, che dovrebbe fare quello, lo sta facendo lei? Dopo le do dove va? Io l'ho chiamato ma se ne sta andando, ora lo riprendo. Riprendo lui e riprendo lei e riprendo lui. E poi andiamo di una che non ho preso il mare. È inutile che stanno là sopra casa. Sì, non sa da niente lui. Ci penso io. Qua c'è il problema, ma il problema è qui. È qui come che problema, è qui. Lei se viene mi segue, vediamo c'è una... c'è una sacchetta lì della spazzatura, andiamo a vedere quando hanno raccolto 5-10 minuti. Ecco questo al nostro caro sindaco, facciamo vedere come... questi sono i veri porticesi, eccoli, guardi, vedi? Eccolo, guarda quanto ne ho fatto io, 5 minuti, guarda qua che fretta. Ora arriva anche lui, si è deciso, stava andando tardi. Via, ma lì è schifoso proprio. Sì, ma allora, Prego. Loro devono uscire la mattina presto. Sono usciti presto, però andavano via. Li ho chiamati io. Lei da buon porticese ha detto, si è rivolto al sindaco e ha detto, guarda, io sto lavorando per te. Per te. Mentre quelli andavano via. È così. Bello scrive portici e pulita, ma le immagini penso che parlano chiaro. Parlano chiaro. Bene, e loro che fanno? Vanno via quelli? Ma penso proprio di sì. Abbiamo messo un pedalò a camminare sull'acqua. Solo sull'acqua. Sull'acqua, sì. Soldi che vanno via, perché quelli certo, vengono pagati. Certo che poi quel motore inquinante, attenzione. Allora sì. Loro dovrebbero scendere con tanto di coppetti, di gambaletti a lavorare qua giù. Ho capito. Io vado in acqua. Va bene. Se va, lei vuole vada, sentire... la riprendo, vada tranquillo, la riprendo. Vada, faccia il suo lavoro. Allora in effetti il nostro amico sta facendo il lavoro, però c'è una cosa c'è da dire, anche loro faranno quello che sta facendo lei, si sono decisi a venire giù. Io ho fatto prima io comunque. L'ha riempito quel sacco là! Caspita! Allora ti ho intervistato prima. Sì.
tu spazzavi quasi il mare. Pulivo. Pulivi, spazzavi così, ma doveva farlo, questo io l'hai fatto. Fatto io. Ok, ascoltami. Sì. Dobbiamo aprire un, diciamo così, un tuo angolo. Sì, certo. Nella mia televisione. Bisogna darti un titolo, come vuoi essere chiamato? Io direi mi tuffo o non mi tuffo. Che significa mi tuffo o non mi tuffo? A guardare dalle acque penso che sia la parola data. Quindi è sottinteso, sta schifezza, sì. Se finché c'è sta schifezza non mi tuffo. Non mi tuffo. Se riesci a pulirla mi sta tuffo. Mi tuffo. Tutti i cittadini di Foggia. Allora salutiamo la web TV con il nuovo nato, mi tuffo, tuffo e non mi tuffo. Salutaci. Ciao a tutti.